E allora siamo di nuovo insieme con l'appello del candidato. Questa sera ospite, come abbiamo visto nell'anteprima, Paolo De Cesare. Grazie ancora per essere con noi. Stanislao Liberatore e Stefania Ortolano per le domande. Stanislao, tra l'altro, colgo l'occasione per dire anche ai nostri telespettatori che sei stato protagonista di un grande riconoscimento al Premio Nazionale letterario Regium Iuli di Reggio Calabria, uno dei concorsi più antichi d'Italia, giusto, Grazie, ti Stanislao? ringrazio per aver ricordato questa cosa, grazie di cuore, E grazie. quindi complimenti a te per questo riconoscimento. Prima di iniziare il dibattito, vediamo la scheda del candidato. Paolo De Cesare nasce a Chieti il 29 gennaio del 1992. Coi suoi 28 anni è il candidato sindaco più giovane di queste amministrative. È appassionato di basket, laureato in economia aziendale e ha conseguito un master alla prestigiosa LUISS in management delle imprese di costruzione. De Cesare è infatti erede dell'importante impresa edile di famiglia da 5 generazioni nel mondo delle costruzioni. Un imprenditore prestato alla politica, così si definisce il candidato sindaco, che ha però annunciato di dimettersi da ogni azienda per evitare conflitti di interesse. Benché non abbia nemmeno 30 anni, De Cesare è già ben inserito nel tessuto imprenditoriale e sociale cittadino. È stato presidente dell'Ance Giovani di Chieti, la branca giovanile dell'Associazione dei Costruttori, componente del Consiglio Nazionale dei Giovani di Confindustria, vicepresidente della Camera di Commercio di Chieti e ha avuto ruoli anche nell'Associazione dei Consumatori e nella cassa edile. De Cesare inoltre è parte del consiglio d'amministrazione del Teatro Marrucino, presidente dall'età di 22 anni della bicentenaria associazione culturale Circolo degli Amici e amministratore unico di alcune società anche nel campo degli eventi. La passione di De Cesare per l'arte è oramai cosa nota, tanto che nel 2013 realizzò perfino il sogno di diventare cantante, incidendo un brano composto niente poco di meno che da Piero Mazzocchetti. Il cantante imprenditore però oggi ha scelto la politica. A febbraio infatti ha annunciato pubblicamente la sua candidatura a primo cittadino di Chieti. De Cesare è sostenuto da 4 liste civiche, Chieti C'è, Azione Politica, La Teatinità e Chi Ama Chieti, che raccolgono esponenti della società civile, imprenditori e reduci del Movimento Sociale Italiano e della Giunta Cucullo. È all'ex sindaco Nicola Cucullo infatti che De Cesare si ispira, tanto che intende intitolargli, qualora fosse eletto, il super cinema chiuso da oramai oltre 10 anni. Per questo progetto, come per altri, il cavallo di battaglia di De Cesare rivela la sua natura imprenditoriale. La strategia del candidato sindaco, infatti, è quella di attirare investimenti privati. Questa è la chiave per rilanciare Chieti. Allora, grazie a Giuseppe Dintino per questo ritratto di Paolo De Cesare. Abbiamo scovato anche una chicca canora nel recente passato. Allora, iniziamo il primo giro di domande. Stanislao Liberatore, che non l'ho detto prima, è in rappresentanza di Metro News 24, testata di riferimento di Stanislao. Prego la domanda. Sì, ancora grazie Alfredo. Dottor De Cesare, lei è stato definito da un altro candidato sindaco, mi riferisco al dottor Fabrizio Di Stefano, è stato definito come un civista dell'ultima ora perché sembra che non abbia trovato accoglimento da nessun altro partito politico, è così? Ma guardi, no, non credo, perché se non ho trovato accoglimento e appoggio da alcuni partiti è perché ho posto da subito una condizione, che è quella della discontinuità con il passato e il rinnovamento della classe politica della città di Chieti, che è sempre la stessa mediamente da 25 anni. Non può essere definito un civismo dell'ultimo momento di risulta, perché il mio progetto, nel quale insomma sono coinvolte personalità della società civile, tante persone che come me si prestano alla politica e non sono politici, che con me si sono autodeterminati per questa causa, questo progetto, il rilancio della città di Chieti, che purtroppo, vive un declino e uno stato comatoso che è sotto gli occhi di tutti. Grazie. Vai Stefania, la tua prima domanda.
Allora, Paolo De Cesare è stato definito un outsider della politica, un'agenda del fare, una conferenza stampa al giorno, tantissime persone, anche personaggi noti che sono venuti qui a sostenerlo e delle liste composte da, come ha detto lei, persone della società civile che si affacciano per la prima volta a una competizione politica, segno appunto che c'è una forte necessità di rinnovamento. Se chiude gli occhi e pensa al 21 settembre, che cosa immagina? Ma io immagino innanzitutto che non ci sarà una vittoria al primo turno da parte di nessuno. Pertanto ci sarà il cosiddetto turno di ballottaggio, nel quale io credo che la mia persona, unitamente alla coalizione che rappresento, per quello che è l'entusiasmo che sento crescere e il consenso che sento crescere attorno al nostro progetto che fonda le sue basi in mezzo ai cittadini e in mezzo alla gente, credo che noi saremo sicuramente attori protagonisti di questo ballottaggio, perché arriveremo in questa fase e di lì punteremo poi al secondo turno a vincere le elezioni. Grazie a Stefania Ortolano in rappresentanza di Chieti Today. Io rimarrei su questo tema perché lei ha lanciato la sua candidatura prima del lockdown, poi c'è stato quello che c'è stato purtroppo e quindi siamo arrivati a settembre. La mia domanda è questa: è stato un bene che c'è stato più tempo per lanciare questo progetto oppure era meglio sfruttare l'onda dell'entusiasmo? Facciamo finta, insomma, guardi, che tutto parlare, quello che c'è stato parlare non ci sia di stato. Bene o parlare di male con una situazione appunto come lei poc'anzi diceva di pandemia mondiale, di lockdown e di grave crisi oltre sanitaria e quindi della salute pubblica anche economica, credo che forse non sia corretto parlare di fortuna o sfortuna. Credo che ad ogni modo sia stata purtroppo una tragedia che ha visto coinvolti tantissime persone di tutto il mondo che purtroppo in maniera considerevole ci hanno peraltro anche lasciati, e comunque sta continuando ad esserci e i contagi continuano a risalire, quindi questo è preoccupante e dare comunque sempre la priorità alla salute pubblica. Anche in tal senso voglio permettermi di dire ai telespettatori che ci ascoltano di essere molto attenti e di rispettare tutte le prescrizioni e tutte le attenzioni per questa purtroppo bruttissima pandemia che ancora ci affligge. Anche noi, insomma, siamo a distanza di sicurezza, sebbene non abbiamo la mascherina. Allora, proseguiamo con le domande ancora a te, Stanislao. Sì, dottor De Cesare, a proposito di sanità, è un problema particolarmente sentito qui a Chieti, in particolare a Chieti Scalo. Sì. E ha capito il perché? Assolutamente, il distretto sanitario di Chieti Scalo fa parte, la riapertura fa parte di una nostra priorità all'interno della nostra appunto agenda del fare. A tal riguardo io ho un candidato di riferimento molto autorevole e molto apprezzato, che è la dottoressa Gabriella Ianiro, che è un medico di famiglia, medico di base proprio a Chieti Scalo, esercita la professione da 42 anni. Insieme a lei abbiamo posto grande riguardo a questo disservizio che si sta verificando da tanto tempo, perché poi sono i cittadini di Chieti Scalo a risentire purtroppo di questa mancanza del distretto sanitario di Chieti Scalo, e noi ci batteremo. Chiaramente non è una cosa di stretta competenza dell'amministrazione comunale, sì, ma siccome riguarda i cittadini di Chieti, per me non è che c'è competenza, ma riguardando i cittadini di Chieti io mi batterò con tutte le forze, con l'ente preposto che è l'ASL, per la riapertura di questo distretto sanitario. Se c'è un problema strutturale e quindi della sede, si troveranno altre sedi, i contenitori ci sono, ma assolutamente una priorità riaprire il distretto di Chieti Scalo. Vero è che non è di stretta competenza del sindaco, perché la materia sanitaria è di competenza regionale, però è altresì vero che comunque l'ospedale insiste sul territorio di Chieti. Esattamente. Da questo punto di vista c'è stato in passato un project financing che poi è finito come è finito, almeno stando alle ultime notizie, però il problema ospedale è sempre lì. Da questo punto di vista, poste tutte le precondizioni che prima ho detto, il candidato sindaco che cosa intende fare? Ma guardi, io credo che l'ospedale di Chieti sia un ospedale, come tutti sanno, clinicizzato, dove c'è chiaramente un ospedale anche universitario, perché ci sono professori universitari
capi di dipartimento, quindi noi abbiamo delle eccellenze che sono ultranote, come la cardiologia, come il centro internazionale della vista che fa capo al professor Mastropasqua, come il primario anche professore Genovesi dell'oncologia, insomma ci sono delle varie eccellenze, ma ne potrei a citare anche altre. A proposito di Covid, delle malattie infettive che sono state, insomma, assolutamente, ma molte sono le eccellenze che riguardano l'ospedale di Chieti, quindi deve essere ancora di più valorizzato, ci deve essere maggiore attenzione da parte della ASL e della Regione, e in tal senso io vigilerò anche battaglierò per quanto riguarda il discorso del DEA di secondo livello. Da questo punto di vista c'è un derby però che sembra al momento essere stato risolto dalla Regione, che ha detto non ci saranno DEA di secondo livello, però in che modo cercherà di credo che, insomma, come ospedale, come nosocomio teatino, abbiamo, ripeto, delle eccellenze, siamo un ospedale clinicizzato e non siamo un ospedale civile, cosa che invece è Pescara, quindi abbiamo tutte le caratteristiche e le carte in regola per eventualmente avere noi l'idea di secondo livello. C'è il discorso della neurochirurgia, però voglio dire, troveremo il modo assolutamente per non farci scippare anche questo riconoscimento, perché purtroppo in questi anni qualcuno non ha vigilato e siamo stati troppo costretti più volte a subire spoliazioni di funzioni pubbliche importanti, appannaggio di altre realtà limitrofe. Prego Stefania. A proposito di Chieti Scalo, c'è una mancanza di comunicazione, di empatia, di sentimento comune tra la parte alta e la parte bassa della città. Come pensate di risolvere questo problema? Per me la città è unica, la città deve essere valutata e vista nella sua interezza, ma la priorità è quella delle periferie, nel senso che in realtà più che Chieti Scalo, secondo me le periferie, e quindi mi riferisco da Brecciarola a San Martino, sono state totalmente abbandonate. Ci si reca in queste periferie, poiché sono anche peraltro molto popolose, mi riferisco alla classe politica, solo sotto elezioni, per come dei feudi da mantenere per saccheggiarli in termini di voti e fare promesse elettorali che poi rimangono tali. E penso a Brecciarola, che vive una situazione di degrado importante, ma così come San Martino, con i centri sociali chiusi, con il campetto che è una funzione sociale di fronte alle scuole Selvaiezzi, che è inagibile. Mi riferisco alla situazione del muro di contenimento che è al confine tra San Martino e il villaggio del Mediterraneo, e sono tanti anni che addirittura ha invaso la carreggiata stradale ed è rimasto così, davanti insomma a un degrado palese, all'incuria e quindi all'inerzia, al menefreghismo di una classe politica che ormai deve essere sostituita perché appare evidentemente inadeguata. Stanislao, prego. Vorrei rimanere a Brecciarola. Lei passa per essere, e lo è, uno sportivo per antonomasia, quindi basket, calcio, ma a Brecciarola probabilmente lei non disconosce che c'è un impianto straordinario che però fino ad oggi non è attivato come dovrebbe essere. Parlo del golf, del circolo del golf. Ma sì, a Brecciarola c'è la realtà del circolo del golf, e io mi complimento anche alla famiglia D'Aurelio che egregiamente porta avanti anche a livello imprenditoriale quella struttura, ed è comunque una struttura molto valida. Io non sono un golfista, ma so che insomma è una struttura importante, anche molto dal punto di vista proprio del golf, dal punto di vista strutturale, c'ha parecchie buche, quindi è una struttura sicuramente da valorizzare e da farci anche un centro di eccellenza. Non penso solo al golf, ma penso anche alla ristorazione, penso anche a tante altre iniziative che si possono tenere presso quel complesso, che peraltro è molto ampio. Però voglio anche aggiungere che a Brecciarola, oltre a quella realtà, c'è anche la realtà del rugby, che è una realtà molto sentita, che tra l'altro in questi anni ho anche affiancato, sostenendola come tante altre realtà sportive, e ci sono tanti giovani che si formano, e ho visto una struttura che purtroppo da tanti anni è stata anche in quel caso lasciata, come dire, un po' in disparte da parte dell'amministrazione, che degli attuali amministratori, che non hanno supportato quella causa, e mi riferisco anche a livello di manutenzioni,
funzioni della struttura, nonché anche a purtroppo spiacevoli situazioni che sono verificate, che io ho constatato personalmente, ovvero presenza di rifiuti, materiale di risulta che adiacenti a quella struttura sono stati purtroppo conferiti da parte di cittadini un po' discoli. E poi non dimentichiamo che di Brecciarola, a Brecciarola risiede un grande campione che è Giulio Ciccone. Assolutamente, Giulio Ciccone è una delle eccellenze teatine nell'ambito dello sport, così come lo è la mia amica Fabrizia D'Ottavio, così come lo sono Stefano Mancinelli, adesso insomma non vorrei citarli tutti, ma abbiamo veramente tirato fuori campioni nel campo dello sport e non solo, in tanti ambiti. Noi dobbiamo assolutamente sfatare questo discorso del Nemo potete in patria, perché abbiamo tanti teatini che sono eccellenze. E mi riferisco, per fare un nome su tutti, al mio amico che saluto, il dottor Luigi Savina, che è stato questore di Milano, nonché anche vice capo della Polizia di Stato, insomma, ma anche a Giorgio Toschi, il generale Toschi, che ha origini teatine, ma a tante altre persone, insomma, che hanno dato veramente lustro a questa città. Restando in tema di sport, visto che abbiamo introdotto l'argomento, c'è tutto il tema della manutenzione degli impianti sportivi in questi anni, partendo dallo stadio Angelini, ma non solo, ci sono stati grandi problemi. Ecco, da questo punto di vista cosa intendete fare? Ma guardi, io credo che i problemi abbiano riguardato la città nella sua interezza a 360 gradi, nel senso che abbiamo perso tutto. In questi anni c'è stato un calo demografico che ci ha portati ad essere la quinta città di Abruzzo, superati fino anche da Montesilvano, che non è neanche capoluogo di provincia. C'è stato un problema riguardo i servizi, e quindi c'è la mancanza totale del trasporto degli scuolabus. Non ci sono più praticamente asili nido in città, forse ne è rimasto uno. Sono state abbandonate le periferie, abbiamo Piazza San Giustino che è ridotta così come sappiamo, c'è il problema della carenza idrica, che è un problema molto sentito e che secondo me va risolto immediatamente, e tra le altre cose c'è la totale disattenzione a riguardo delle strutture sportive, degli impianti sportivi cittadini, nonché delle realtà sportive, e quindi una di queste problematiche riguarda lo stadio Angelini, per il quale non sono stati previsti interventi di manutenzione importanti, e quindi ci ritroviamo con l'erba alta un metro, gli spogliatoi non agibili o comunque poco, cioè, ambienti insalubri, la struttura comunque all'esterno che vive una situazione di degrado palese, e quindi chi è di calcio durante la stagione sportiva passata è stato costretto, a così come altre realtà sportive, purtroppo migrare presso altri stadi, e questo lei può immaginare cosa significa, sia dal punto di vista proprio meramente sportivo agonistico, ma anche dal punto di vista del sostegno, perché c'è un dodicesimo uomo in campo che sono praticamente i tifosi e gli appassionati della Chiedi Calcio, che svolgono un ruolo importante, che purtroppo sono stati costretti spesso a recarsi in maniera itinerante in altri paesi in giro per l'Abruzzo. La trovo una cosa assurda, perché il Chiedi Calcio deve avere la sua sede, la sua casa e il massimo sostegno. La gestione dello stadio resterà pubblica, comunale, oppure verrà affidata a privati? A questo si vedrà. La cosa principale però è riaprire e rendere agibile immediatamente lo stadio Angelini, e far sì che la Chiedi Calcio in maniera serena possa affrontare al meglio la competizione sportiva e il proprio campionato, che è imminente. Stefania. Invece sarei lei il candidato dalla mascherina nero-verde, l'abbiamo vista in tantissime occasioni sfoggiare questi colori, molto attaccato quindi alla squadra di calcio. D'altra parte però di contro ci sono persone, avversari, che l'hanno accusata di aver incentrato la sua campagna elettorale sul tifo, sulla squadra di calcio.
cosa replica a queste persone? Ma guarda, chi mi conosce realmente, un attacco sicuramente strumentale, chi lo ha fatto, perché chi mi conosce bene sa perfettamente che io sono cresciuto negli spalti dello Stadio Angelini, nonché quando ero più giovane e avevo la possibilità, ci sono stati campionati interi dove non ho saltato una trasferta partendo da Padova, arrivando fino alla Sicilia, mi ricordo veramente trasferte a Taranto piuttosto che a Crotone, piuttosto che a Sassari, dove i rappresentanti della città e a sostegno della squadra e dei colori della città si contavano sulle dita di due mani. Quindi questo deriva da una mia forte passione per la squadra di calcio e per i colori della squadra di calcio della città, poiché ci sono proprio nato, nel senso che quando io sono nato, l'anno che sono nato, lo sponsor ufficiale della Chieti Calcio era l'impresa De Cesare. Poi quando sono cresciuto ho vissuto ed ero lì la vittoria del derby col Teramo e quindi la promozione in Serie C1 e di lì la vittoria il 9 settembre del 2001 contro il Pescara per 1-0 con il gol di Zaccagnini, la vittoria col Napoli e via dicendo. Quindi io andavo a fare il raccattapalle a 12-13 anni con Mastrandrea. Chissà chi è Mastrandrea mi capirà, e quindi la domenica per me non si pranzava neanche ed ero pronto a servire la squadra di calcio dietro le porte a raccattare le palle. Allora, adesso siamo arrivati al momento della domanda dei cittadini. Per la regia dico che è la clip numero 7, ascoltiamola. Come poter rinvogliare delle persone che vogliono creare una famiglia, a titolo anche di come si parla culturalmente, molte persone si riempiono la parola di questo aggettivo di tetinità, e quindi di come far tornare la voglia alle persone di poter tornare a creare una famiglia all'interno di Chieti. Domanda che giro al candidato De Cesare. Ma la teatinità è una cosa che la si deve vivere innanzitutto interiormente, non è solo ciò che ci circonda, ma è anche una questione di sentimento interiore. Io ad esempio ci sono delle ricorrenze durante l'anno che mi toccano in particolar modo, così come a tanti teatini appunto che vengono accomunati da questo sentimento di teatinità, e penso alla processione del Venerdì Santo ad esempio. Poi io in maniera particolare, mio fratello è all'interno dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti e porta segnatamente la Madonna Maria Addolorata a spalla per tutta la processione, ma in particolar modo per me, io vedo da sempre, quando ero bambino, mio papà che chiamava i parenti che erano a Sanremo piuttosto che a Roma, al momento che passavano i musici e i cantori per far sentire in diretta il miserere di Saverio Selecchi, e lì le lacrime. Quindi la teatinità è uno stato, chiaramente un sentimento interiore che riguarda i teatini, coloro che non solo sono nati, perché non è una questione solo di carta d'identità, ma abbiano vissuto la città, sappiano davvero cosa vuol dire frequentare alcuni luoghi simbolo della città, aver contribuito nel corso degli anni a fare qualcosa per la città. Io ad esempio sono molto fiero di essere stato vicino in questi anni, anche come presidente del Circolo Cittadino, ai Club Service, alla Croce Rossa, a tante realtà che fanno beneficenza, attività di terzo settore, assistenziale, così come comunque essermi messo a servizio in tante occasioni della città. Io tutti i ruoli che ho ricoperto in questi anni, pubblici e privati, nelle associazioni e in enti prestigiosi, da dove poi mi è derivata anche l'esperienza amministrativa di enti pubblici, l'ho fatto sempre gratuitamente. Anche attualmente al Teatro Marruccino io sono entrato, c'era un gettone di presenza, ho rinunciato, anzi prima ancora di entrare, appena sono stato bontà loro designato all'interno, in seno al Consiglio di Amministrazione di un fiore all'occhiello, anche quello è un luogo dove io, come ogni volta che entro, mi emoziono. Quando vedo il trionfo di Asinio Poglione, il sipario storico del Ponticelli, io mi emoziono, ma comunque tutto il nostro prestigioso teatro. Quindi la teatinità è questa, la teatinità è essere, sapere la storia della Rodrigo piuttosto che della Birra Moretti, frequentare la domenica al palazzetto dove sinceramente io non manco mai ogni domenica e vedo pochi candidati a sindaco attuali, ma non per fare polemica, ma per far capire che la città va frequentata in ogni suo ambito, così come allo Stato,
stadio, così come appunto in occasione di service, in occasione di ricorrenze importanti e soprattutto frequentare quotidianamente la città. Io ho concretizzato anche questo mio amore per la città anche recentemente come imprenditore con un'attività mia nella quale ho investito nell'ambito della ristorazione e ho creato qualche posto di lavoro nella fantastica zona di Porta Pescara, che è una zona molto suggestiva e caratteristica di Chieti, però anche lì ci sono dei problemi. Cioè io ho fatto presente più volte, banalmente, ecco, faccio un esempio di incuria e di abbandono e di menefreghismo, perché è tale, l'orologio dell'arco principale medievale di Porta Pescara sarà fermo forse da 7-8 anni e non funziona più. Con tutti i residenti ci siamo lamentati, perché io appartengo a quella zona, ma non sono pervenute neanche risposte da parte dell'amministrazione. Il cittadino, restando e chiudendo la domanda che poneva, diceva anche: come facciamo a far sì che le famiglie, i giovani restino a Chieti? Sì, le famiglie, chiaramente bisogna ricreare le condizioni, noi vogliamo in primis fare questo, per il rilancio dell'economia cittadina, attraverso chiaramente a nuove occasioni di posti di lavoro, perché un dato importante è quello della disoccupazione, che ha toccato picchi sopra la media nazionale per quanto riguarda la città di Chieti e segnatamente l'area industriale di Chieti Scalo. Sappiamo che purtroppo è totalmente desertificata, perché quelle aziende che la vedevano protagonista fino a qualche anno fa con numerosi centinaia e centinaia di migliaia di posti di lavoro, purtroppo hanno chiuso i battenti o si sono dislocate presso altre zone. Questo non deve accadere. Io ho fatto una ricerca e ho visto che negli ultimi 15-20 anni sono persi circa 4.500 posti di lavoro. D'altronde, ultimo in ordine di tempo, la chiusura della Sixty ha comportato 450 posti di lavoro persi. Questo non deve accadere, ma piuttosto quei 120 ettari di terreni che riguardano l'area industriale devono essere al più presto bonificati e devono essere riconvertiti. Questo è all'interno del nostro programma per quanto riguarda il progetto Casa delle Start-up, e quindi favorire imprenditoria nuova, imprenditoria giovanile, agevolarla. Noi addirittura abbiamo previsto che ci saranno degli esperti che gratuitamente daranno supporto a chi volesse aprire nuove attività artigianali, industriali, commerciali nella città di Chieti e soprattutto in quell'area industriale di Chieti Scalo, in maniera tale che queste start-up possano portare nuovi posti di lavoro. Nuovi posti di lavoro significa economia, così come è importante portare nuovamente residenti a Chieti, per cui vorremmo mettere in campo anche lì una politica di defiscalizzazione per nuovi residenti, in maniera tale che nuove persone che frequentano la città vuol dire nuova economia per la città. Ripartiamo da Stefania. Sì, mi riallaccio proprio a questo tema, facendo la domanda all'imprenditore e al giovane più che al candidato sindaco: perché una persona dovrebbe decidere di acquistare casa qui, investire magari aprendo un'attività come ha potuto fare lei, e decidere di far crescere i propri figli qui, farli studiare qui? Guardi, credo che in questa fase, sono franco e sincero, sarei ipocrita, non ci sono delle condizioni per nuove coppie, nuove famiglie che volessero pensare di vedere la propria vita futura a Chieti e quindi fissare la propria residenza e quindi immaginare la propria vita. Perché? Perché è una città che attualmente offre ben poco, è una città che ha una carenza veramente molto importante di servizi, perché è una città dove c'è una tassazione molto molto alta, penso alla Tari che è tra le imposte più alte d'Italia e via dicendo. Quindi io credo che appunto di lì il mio slogan di questa campagna elettorale: bisogna in primis riportare la vita a Chieti, farla tornare una città che abbia un'identità forte e chiara, una città che possa essere attrattiva in termini di servizi, in termini di iniziative e manifestazioni, anche di eventi, di avere un ruolo di riconoscimento per quanto riguarda la cultura. La cultura significa turismo e quindi nuova anche economia. In questo ambito io mi vorrò impegnare tanto per fare avere a Chieti un riconoscimento dal punto di vista della cultura. Però ci vuole chiaramente un piano anche a livello di urbanistica, che oggi manca, per rivitalizzare la città e rilanciarla
a 360 gradi. Per esempio le iniziative e le manifestazioni sono secondo me un aspetto importante perché portano anche lì un lavoro diretto e indiretto, diretto per le maestranze che chiaramente gravitano attorno agli eventi e le manifestazioni, indiretto per le attività commerciali che con una presenza importante di persone che arrivano in città possono, come dire, lavorare di più rispetto a quello che è il quotidiano. Allora, se a Chieti avevamo delle manifestazioni che erano caratteristiche e che abbiamo completamente perso, Chieti non ha un Capodanno in piazza, Chieti non ha le proprie feste di San Giustino, non si fa neanche più il concerto di San Giustino, per non dire la storica tombola, Chieti non ha più la settimana mozartiana, Chieti non ha più i Buster Festival, Chieti non ha più Maltattacchi, Chieti non ha più il presepe vivente, Chieti non ha più gli eventi, le manifestazioni, gli eventi scalini, il Maggio Teatino, il concerto del primo maggio, Chieti non ha più niente. Allora anche gli eventi giocano un ruolo molto importante. In tal senso io ho presentato proprio in questi giorni un ampio cartellone di iniziative per eventi nel corso di tutto l'anno che possano riguardare ogni mese delle iniziative anche in questo senso per rilanciare la città. Prima di ridare la parola a Stanislao per un'altra domanda, vorrei completare questo discorso riallacciandomi a quello che in questi mesi, in questi anni, l'amministrazione ha detto a proposito delle, l'amministrazione uscente, quella di Primio, ha detto a proposito delle manifestazioni che venivano meno, non ci sono i fondi per farle. Da questo punto di vista, cosa intendete fare? Dove trovare i fondi per mettere in piedi tutte queste manifestazioni? Ma guardi, innanzitutto secondo me bisogna fare un taglio agli sprechi, che ne sono tanti, perché faccio un esempio, noi abbiamo 11 anni, da 11 anni il municipio chiuso e stiamo pagando da 11 anni credo circa intorno alle 10.000 euro al mese di affitto alla Banca d'Italia, così come ci sono altri affitti importanti che gravano sul comune e quindi su tutti i contribuenti teatini. E poi, secondo me, ciò che è corretto fare è una programmazione a medio e lungo termine che consenta anche il coinvolgimento di privati, come succede in tante altre realtà, anche limitrofe, penso a Francavilla, che realizza anche una manifestazione che ormai è diventata di livello nazionale, si chiama Blue Bar Festival, tutti la conoscerete, e lì c'è una presenza importante, forse l'80% da parte dei privati, che si sentono ben lieti e quindi disposti a sostenere un'iniziativa così pregevole, perché c'è una programmazione corretta, perché fa piacere associare il proprio brand della propria azienda a un'eccellenza di quel tipo. Allora, ciò che manca probabilmente a Chieti è la corretta programmazione. Stanislao. Sì, torniamo su Chieti Scalo. C'è un nutrito gruppo di persone facenti riferimento ad un uomo che doveva essere un suo concorrente, un candidato, parlo di Lello Carapelle. Ecco, questo gruppo di persone però ha scelto di non gemellare i propri intenti con il suo, ma ha scelto un altro competitor, e cioè il dottor Bruno Di Iorio. Questa cosa la lascia indifferente o le dà fastidio? No, guardi, innanzitutto non può darvi fastidio, perché io non conosco il sentimento del risentimento, del rancore, quindi io rispetto assolutamente la scelta del signor Carapelle, che peraltro mi sta anche simpatico, credo che sia stata una scelta sua, non so se nella interezza del comitato, non credo, perché ad esempio c'è una candidata che è all'interno delle mie liste, segnatamente nella lista di Azione Politica, quindi credo che sia stato più che altro un liberi tutti, e poi ci sia stato un endorsement al dottor Di Iorio, che poi di fatto ha visto solo una candidatura, quella di un componente di quel comitato a proprio sostegno, e questo endorsement da parte di Lello Carapelle, che è uno dei tanti comitati della città, una delle tante associazioni che lavorano e si impegnano per la città, ma con tutto il rispetto per Lello Carapelle ce ne sono tantissimi altri che magari sono e saranno al nostro fianco. Stefania. Chieti non è una città per giovani al momento, e l'essere il più giovane in questa competizione elettorale la sta ostacolando? Ma guardi, le dico la verità, c'era un po' da parte di taluni un pregiudizio, ma innanzitutto credo che 28 anni, in linea generale, una persona sia uomo, io 28 anni ricordo, cioè ricordo, so perfettamente, non posso ricordare perché non ero nato, però
da quello che mi viene insomma detto, da quello che so, tante persone, che anche mio padre stesso aveva, voglio dire, si era sposato e aveva mio fratello, quindi era appena nato nei suoi 28 anni, quindi si è uomini, già lavorava da un pezzo, quindi credo che sia a 28 anni in linea generale si è uomini, in particolar modo in politica credo che ci sia una presenza ormai ultra comprovata e nota di amministratori, anche sindaci di importanti comuni, under 30, nonché un Parlamento con la media più bassa di sempre, Parlamento molto, soprattutto la Camera, chiaramente perché al Senato da 40 anni in poi si può essere eletti, però nella Camera c'è una media molto bassa, ma così come si possono trovare anche esempi più eclatanti che possano riguardare Sebastian Kurz, il cancelliere austriaco che è divenuto a circa 30 anni, o altri premier o altri ministri o altre persone che, voglio dire, ricoprono ruoli apicali e quindi sono comunque giovani e non per questo non sono meritevoli, anche perché, come diceva Abramo Lincoln, non conta l'età anagrafica ma conta il vissuto di quegli anni. Io credo in questi anni di essermi formato molto e di aver, come dire, dato tanto alla città di Chieti nel mio piccolo, in maniera davvero umile, e di essermi al contempo formato in tante palestre di vita che sono le associazioni alle quali ho fatto parte sin da giovanissimo, il mondo del lavoro perché mi sono lanciato subito nella mia azienda di famiglia, nonché anche in altre attività come detto, ma poi soprattutto l'esperienza maturata in enti pubblici e privati e soprattutto nella Camera di Commercio dove sono stato eletto vicepresidente giovanissimo, così come il Teatro Marrucino, che comunque è un ente importante pubblico dove ho svolto il ruolo appunto di amministratore in questi anni. Parimenti le devo dire che se taluni avevano questo pregiudizio, adesso sono totalmente ricreduti, anche magari quelli che non sostengono me con grande franchezza, però riconoscono che nel corso di questa campagna elettorale io sia stato quello che probabilmente, a detta, ripeto, davvero di molti, in maniera franca, perché non sostengono neanche la mia persona, sia stato quello che è entrato un po' più nei temi con competenza, con come dire, toccando temi reali, temi concreti, e soprattutto abbia esposto chiaramente quale sia il mio programma e ciò che concretamente voglio fare per la città. E ho ricevuto, mi creda, tantissimi complimenti in tal senso, molto positivi, perché magari qualcuno appunto aveva il pregiudizio, è giovane, non è capace, non sa affrontare i confronti, e mi dicono che i confronti sono finora quello che è andato meglio. E questo mi fa piacere perché vuol dire che non deve essere vista la giovane età come un minus valore, ma come un plus valore, perché c'è energia, c'è entusiasmo, c'è passione, e nel caso mio c'è un forte amore per la città di Chieti. Stanislao. C'è una parola che significa tutto e non significa niente se la mettiamo a sé stante: cultura. In concreto, lei, anche perché insieme agli altri candidati è un cavallo di battaglia di tutti i candidati, la cultura a Chieti, in concreto che cosa intende fare? Ma in concreto vorrei che Chieti avesse un riconoscimento importante come capitale della cultura, perché io ho detto, quando altri candidati non erano neanche in mente dei, quindi non ho potuto assolutamente minimamente copiare, come qualcuno vuole far credere, questo parallelismo, ma io ho detto, quindi dal mese di gennaio, dal mese di febbraio, che anche prima, interviste precedenti, in autunno, eccetera, che Chieti deve prendere come riferimento la città di Matera. Perché? La città di Matera viveva un momento di difficoltà, come può capitare, amministrazioni che si succedono, chiaramente gli amministratori danno l'imprinting appunto della propria linea politica, e ha avuto un momento di difficoltà. Dopodiché, con il proprio patrimonio, che io non lo ritengo assolutamente superiore a quello della città di Chieti, avrà le proprie peculiarità, le grotte, i sassi e quant'altro, ha avuto, con un piano marketing e con una corretta impostazione di un progetto, svolto evidentemente da professionisti eccellenti, il riconoscimento di città capitale europea addirittura 2019 per quanto riguarda la cultura. Allora, Chieti, io dico, con
due musei archeologici nazionali, quello di Villa Frigeri e quello della Civitella. Quello di Villa Frigeri, all'interno del quale c'è anche il simbolo dell'Abruzzo, il guerriero di Capestrano, purtroppo lo sanno poco anche i teatini, per quanto sia poco comunicato, e questa è un'altra colpa che io chiaramente rivolgo alle amministrazioni che si sono succedute in questi anni. Complesso termale Teate Marrucinorum delle Terme Romane, che è uno dei complessi termali romani più antichi e più prestigiosi, più grandi proprio a livello italiano, dopo le Terme di Caracalla, dopo le Terme di Diocleziano e pochi altri complessi termali. L'arena della Civitella, che è un'arena prestigiosissima dopo l'arena di Verona, dopo l'arena di Taormina, è una di quelle più capienti e quelle più suggestive e più prestigiose. Ma i tempi di San Paolo, mi riferisco veramente al Teatro Marrucino, teatro lirico di tradizione, a questo museo, alla Pinacoteca Barbella, alla Chieti Sotterranea. Insomma, noi abbiamo un patrimonio che, messo a fattor comune, può veramente essere un volano per il turismo e quindi per l'economia. Matera peraltro non ha le fortune che abbiamo noi a livello infrastrutturale, mi riferisco all'aeroporto che dista un quarto d'ora dalla città di Chieti, piuttosto che dalla ferrovia, piuttosto che dalla raggiungibilità anche autostradale. Pertanto noi dobbiamo puntare a un riconoscimento, perché Chieti lo merita, e puntare a questo riconoscimento, e io infatti l'ho messo in un piano, in un progetto più ampio che vuole anche avere il riconoscimento di un brand Chieti, che possa fare un corretto piano marketing per vendere quelli che sono i propri tesori, abbia questo riconoscimento, perché porta il turismo, e turismo vuol dire economia, perché le strutture ricettive, le attività commerciali e quant'altro. Certo, a pensare che oggi questo non viene assolutamente minimamente preso in considerazione, tanto da non avere neanche un info point, io poi c'ho un piano anche di innovazione digitale, di applicazioni, di QR code, di corrette informazioni e servizi ai cittadini, ma soprattutto ai turisti, che le assicuro comunque vengono in città, però non sanno a chi rivolgersi e come fare a visitare taluni istituzioni, musei e tutto il patrimonio già citato, per prenderne visione e per apprezzarlo, perché oggi manca anche un info point in città, questo è un dato di fatto. Stefania. Sì, Cesare, tra le sue priorità c'è anche la riapertura del Supercinema. Supercinema che però, ricordiamo, non è chiuso, ma diciamo è impossibilitato nel proiettare i film, dal momento che sono tutti in digitale, e al Supercinema non c'è un impianto in grado di supportare il digitale. E lei come pensa di sostenere i costi di adeguamento dell'impianto, e in quanto tempo soprattutto? Guardi, io ho detto subito che, oltre reperire finanziamenti per lo più europei, questa è la mia intenzione, con staff qualificati di progettisti, ho detto che punterò molto al partenariato pubblico-privato, perché insomma conosco bene questo strumento, e le dico che, se fatto correttamente, chiaramente nel pieno rispetto delle leggi, della trasparenza, dei bandi e delle normative vigenti, può essere uno strumento importante per la città. Perché? Ad esempio, il caso del Supercinema. Chieti non ha un cinema cittadino, lo hanno tantissime città, lo ha Lanciano, fino a qualche anno fa lo aveva fino anche Francavilla con il cinema Sterope, ma tante realtà, anche non capoluoghi di provincia, hanno un cinema cittadino. Perché questo? Perché è giusto che anche le persone più anziani, così come magari i minorenni, ma così come chi non ha magari la volontà di prendere, perché poi il trasporto pubblico a Megalò non c'è, forse meglio così, perché già i commercianti e le attività commerciali risentono di questo grande centro commerciale, che è un po' fagocita chiaramente, perché è attrattivo nella sua interezza i cittadini, non hanno la possibilità o di spostarsi per una questione di trasporto, o non hanno anche la volontà di spostarsi, non è giusto che rimangano senza la possibilità di fruire di un cinema cittadino. Mi permetto di sottolineare anche che c'è anche chi non ama magari il multisala, il multisala, e preferisce, esatto, un'offerta diversa che esattamente, un esattamente. Quindi il Supercinema ha già dimostrato come concretamente con il coinvolgimento di un imprenditore privato, che addirittura io ho portato come testimonial della mia iniziativa all'interno del mio programma, possa con una gestione a proprie spese riqualificarlo in termini impiantistici e soprattutto con la digitalizzazione che oggi serve ed è fondamentale, adeguarlo, ottenere anche le certificazioni di sicurezza che occorrono, e poi tanto anche a livello strutturale non sta messo male, e poi ridare la
la fruibilità di questo bene, soprattutto la funzione di cinema, con un cinema cittadino che poi può fare anche una programmazione particolare, come lei poc'anzi diceva. Ad esempio, il cinema de sé è un esempio che caratterizza i cinema cittadini, ma comunque Chieti è giusto che debba riavere il proprio cinema cittadino, visto che nel corso degli anni abbiamo perso il cinema Eden, il corso cinema, il super cinema, tantissimi cinema cittadini non ci sono più, ed è giusto che Chieti possa riavere finalmente un cinema cittadino. Siccome quella struttura fu acquistata da Nicola Cullo dai privati e quindi donata alla città di Chieti, ai cittadini di Chieti come bene, è giusto che Cucullo, che finora non ha mai avuto un riconoscimento nella città di Chieti, abbia comunque, come sindaco che ha amministrato per tanti anni ed è piacevolmente ricordato anche da tanti, un riconoscimento in tal senso. Rapidissimamente, perché siamo praticamente in chiusura, una domanda a risposta velocissima: c'è il progetto della funicolare, sì o no? Se sì, perché? Se no, perché? Guardi, innanzitutto il progetto della funicolare è da approfondire anche in merito ai finanziamenti destinati a questa infrastruttura, perché erano oggetti di master plan e quindi bisogna capire, ho letto ma non ho verificato approfonditamente, che ci sono stati dei tagli da parte della regione. Adesso è da approfondire bene la situazione, però se ci sono dei fondi, c'è già in campo una progettualità in tal senso, e comunque può essere una cosa utile alla città, perché essere contro? Allora, sulla nostra lavagna, prima di iniziare questa trasmissione, De Cesare ha scritto riportare la vita a Chieti, e questo è il suo primo impegno, mi sembra di capire, da quella parte. Sì. Sì. Possiamo firmare allora questo impegno con la città, il pennarello è lì, prego la firma. Perfetto. Allora, l'impegno è stato preso, si può riaccomodare sulla poltrona. L'impegno è stato preso con la città, riportare la vita a Chieti, insomma, è un impegno anche abbastanza gravoso. Abbiamo praticamente, credo, un minuto circa o poco più. L'appello per far sì che i cittadini la votino alla tornata elettorale. Prego. Il mio appello è quello di vedere finalmente una città libera e liberata dai soliti noti, dai sapientoni della politica, dai prepotenti che hanno fatto del io comando a Chieti una caratteristica della propria attività politica, di tutti coloro i quali amministrano la città da 25-30 anni, da tutti quelli che vogliono puntare alla continuità amministrativa di questi anni e non vogliono puntare invece come me a un rinnovamento. Noi abbiamo grande entusiasmo, siamo cittadini prestati alla politica, persone che amano realmente la città e che vogliono cambiare le cose. Quindi io invito tutti i cittadini di Chieti a votare un giovane innamorato per la città, competente, che ha comunque, seppur giovane, maturato delle esperienze, ha una progettualità chiara, cose concrete per rilanciare la città, e soprattutto è scevro dalle logiche romane, dei partiti che hanno altri interessi e non hanno a cuore le sorti della città di Chieti. Grazie allora a Paolo De Cesare per essere intervenuto all'appello del candidato, grazie ai miei compagni di viaggio di oggi, Stanislao Liberatore per Metro News 24, grazie Stanislao. Grazie a te, Alfredo. E Stefania Ortolano per Chieti Today, grazie Stefania. Grazie a voi. E allora si chiude qui anche questa puntata dell'appello del candidato, grazie ancora, buon proseguimento con i nostri programmi.